La sera scende sulla strada più famosa di Roma, con una brillante morbidezza di colori che il bianco e nero della fotografia può solo suggerire. È l'ora del cocktail. Vittorio, il barman degli ambasciatori, è già in azione, mentre un battaglione di camerieri prepara le sue posizioni e lo chef allinea gli antipasti. Dal 1926, congelata più che dipinta sulle pareti di questa hall dal pittore Cadorin, la gente alla moda dell'altro dopoguerra attende immobile. Anni dopo, Renato Guttuso ha steso l'ultima pennellata di questo piccolo giudizio universale in un negozio di calcolatrici. Nei locali notturni di oggi trionfa la samba. In parte straniero quello che gremisce questo locale e che cerca durante la sosta dei Constellation una nottata di allegria. Un'ora fresca e beata, nella quale le api di casa Barberini bagnano le ali nella fontana del cavalier Bernini. Comincia la vita di ogni giorno. Da Porta Pinciana le circolari scaricano le pattuglie degli impiegati. Dovranno riempire gli uffici dei ministeri, delle banche, delle ambasciate, dei palazzi delle assicurazioni che dominano la zona di Via Veneto. Migliaia e migliaia di persone si recano al lavoro, estranee alla vita più mondana ed elegante della via, ma non meno importanti. Le api dei Barberini sono divenute il simbolo del risparmio nazionale. Nei sotterranei della chiesa dei Cappuccini, le ossa dei buoni frati dormono un sonno tranquillo in attesa del giudizio.
A metà di via Veneto si innesta una strada che è come la prima stazione degli aeroporti di Roma. Partendo da qui si possono raggiungere in poche ore le altre strade del mondo. Piccadilly, Fifth Avenue, Place Vendôme. Intanto, verso le tarde ore del mattino, sta per cominciare il terzo atto di Via Veneto, quello trionfale del mezzogiorno. Si cominciano a riempire i caffè, che espongono come insegne le streghe modellate da Pericle Fazzini, e si adornano di quadri firmati da Maccari, Guzzi, Guttuso, che hanno raccontato l'avventura del Gobbo di Peretola. C'è sempre buona caccia a Via Veneto per i fotografi dei grandi settimanali. L'Aga Khan con la Begum, Ali Khan, Rita Hayworth, Jacques Fatt, Orson Welles, Errol Flynn, Roberto e Ingrid, Bob e Barbara, Elizabeth Taylor e Greta Garbo. Nella libreria Rossetti si riunisce il più brillante mondo letterario. Ecco Visentini con Gian Gaspare Napolitano. Il filosofo Panfilo Gentile conversa con il poeta Cardarelli. Il critico Contini. Ercole Patti. Alberto Moravia discute con Vitaliano Brancati e Luigi Barzini Junior. Brancati non è convinto. Barzini riassume. Elsa Morante ci considera. Flora Volpini concede volentieri autografi. Valentino Bompiani incontra Odoardo Spadaro. Nicola De Pirro saluta. Nel tepore estivo della sera, Curzio Malaparte racconta un'avventura incredibile, bella come una storia di Puskin. Un soldato congelato dal freddo viene tagliato a pezzi dai compagni di pattuglia e ricomposto al ritorno.